Buongiorno a tutti, sono Ariana 94 e questo è il mio canale. Oggi abbiamo per la rubrica Royal Case un caso italiano. Perché mi è stato richiesto da Milly su Instagram. Mi ha chiesto gli este. I suoi este ci sarebbero uno o due casi, poco noti, ma purtroppo io non ho molte informazioni. E ce n'è uno molto famoso, di cui oggi parleremo. Se ne sono occupati romanzi, ci sono poemi, tragedie, opere e compare persino nello sceneggiato Borgia di Tom Fontana di qualche anno fa. Cominciamo allora. La nostra vicenda comincia nel 1504. Perdonate, ho un po' di tosse, ma a questo video ci tenevo. A Ferrara. Allora. A Ferrara muore Ercole d'Este e gli succede suo figlio primogenito, Alfonso. Alfonso è sposato da 2 anni appena con Lucrezia Borgia. Ora, Lucrezia Borgia, al di là di tutta la storiografia negativa che ha avuto, non ha mai trovato un detrattore che l'accusasse di qualcosa contro Ferrara. A Ferrara Lucrezia fu una magnifica duchessa, impeccabile, anche una padronessa delle arti, di poeti, insomma, un autentico genio. Lucrezia è arrivata a Ferrara con un suo seguito di gentiluomini e di dame di compagnia, romani e catalani. Tra di essi spicca una sua giovanissima cugina, Angela Borgia Lanzón, Angela nella versione spagnola. Angela, come ho già detto, ha 18 anni, è giovane e molto popolare perché è spiritosa, attraente e di buona famiglia, o meglio, la famiglia Borgia in Italia, e non è mai goduto di chissà quali favori, però adesso è cugina della duchessa di Ferrara e quindi vale qualcosa. E infatti diversi ammiratori. A noi ne interessano 2 in particolare. E facciamo ancora un altro passo indietro. Ercole d'Este ha avuto 3 figli maschi. O meglio, ne ha avuti 4 più 1. Esatto, 4 più 1. Alfonso, Ippolito, il cardinale, che non è quello che ha fatto costruire Villa d'Este a Tivoli, che è il suo omonimo, nonché suo nipote, ma è quello che ha sostenuto finanziariamente Ludovico Ariosto, Ferrante, Sigismondo e Giulio, che ha avuto da una sua amante. Ora, a noi ci può apparire strano, ma all'epoca era normale per i grandi signori rinascimentali avere diversi amanti e da loro avere dei figli che venivano cresciuti assieme ai figli legittimi. Così ci si assicurava anche la fedeltà di questi bambini e poi uomini al nucleo familiare e alla dinastia. Pensiamo per esempio a Caterina Sforza, figlia illegittima di Galeazzo e Maria Sforza, e della sua amata Lucrezia Landriani, che praticamente crebbe assieme ai suoi fratellastri. Pensiamo agli stessi Borgia, illegittimi e cresciuti tutti assieme. La questione verrà poi ripetuta anche per la famiglia Medici, in seguito anche per la Francia, la Spagna, insomma era una tradizione comune per tutta la penisola, che all'epoca non scandalizzava nessuno. Questi hanno già avuto un piccolo problema con i figli illegittimi, pensiamo alla vicenda, all'epoca molto famosa, oggi quasi caduta nell'oblò di Ugo Parisino, sia lei che si innamora del figliastro, del marito, insomma. I figli illegittimi a Ferrara sono sempre stati un po' particolari, effervescenti, diciamo. Giulio è figlio di un amante del duca, come già detto, ed è cresciuto affidato a Eleonora da
ed Aragona, la potentissima moglie di Ercole, cresciuta con i suoi fratellastri, e diciamo che va abbastanza d'accordo con tutti, tranne che con Ippolito. I due sono profondamente diversi anche a livello caratteriale, ambizioni. Giulio si sente anche defraudato dal fatto che inizialmente lui avrebbe dovuto assumere la porpora cardinalizia, mi sembra proprio di Ippolito perché Ercole ha notato nel suo secondogenito maggiori capacità politiche ed intrighe e quindi lo ha spinto avanti. Giulio però se l'è legato al dito. Insomma, i due, diciamo, non è che non si sopportano, ma non è che nemmeno si vogliono così tanto bene. All'inizio c'è qualche tensione perché sembra che Ippolito voglia un musicista che al momento è al servizio di Giulio, lo fa rapire, poi non si sa bene, la famiglia gli chiede di restituirlo, lui lo fa, ma comunque i due, dopo questa vicenda, non è che siano così tanto in buoni rapporti. E qui arriviamo al dunque, ad Angela. Sì, credo che stia piovendo. Comunque, Ippolito è un uomo che piace alle donne, a cui piace sedurre, diciamo, è un conquistatore seriale. E Angela, diciamo che gli piace, vorrebbe che diventasse una delle sue amanti. Angela però non sembra molto incline a cedere alle sue lusinghe, non per rispetto diciamo, alla sua condizione di cardinale o per altro, ma perché Angela Borgia è innamorata, o quantomeno è presa, proprio da Giulio. Insomma, diciamo che si crea alla corte di Ferrara un triangolo che diverti i cortigiani e diverti anche il duca e la duchessa, ma che sembra, diciamo, non troppo pericoloso, può accadere. Angela, un giorno, stufa delle profferte di Ippolito che non sopporta, gli dice questa frase: Eminenza, tutta la vostra persona non vale gli occhi di Don Giulio. Potrebbe essere una frase scherzosa, un modo per liquidarlo, ma Ippolito non la prende bene, ha un carattere, diciamo, facile all'ira, spesso, anzi, si è reso protagonista di risse, insomma, non è una persona calma che accetta e soprattutto non accetta rifiuto. Qualche giorno dopo questa frase, mentre Ippolito si sta recando a Belriguardo, possedimento degli Este, per porgere i suoi maggi a Lucrezia, che gli sta passando alcuni giorni, diciamo, in ritiro, incontra, proveniente proprio da Belriguardo, Giulio. È evidente che Giulio è andato lì per incontrare Angela. Angela è una delle damigelle di Lucrezia, quindi lui si è incontrati, ha creduto qualcosa, sappiamo tutti cose, adesso Giulio sta tornando. Ippolito, avendo capito cosa è accaduto, e ricordandosi della frase di Angela, non ci vede più dalla rabbia. Ordina ai suoi servitori di uccidere Giulio, di fargli del male e soprattutto di cavargli gli occhi. Quegli occhi sono per lui un tormento. Gli occhi di Giulio devono sparire per Ippolito. I servitori, perplessi, obbediscono. Giulio viaggerà da solo e quindi è facile farlo costringere a scendere da cavallo e poi sfregiarlo. Fatto ciò, Ippolito si dà velocemente alla fuga. Questa volta la combinata è veramente grossa. Giulio viene soccorso e riportato immediatamente a Ferrara. Addirittura da Mantova sua sorella Isabella d'Este, la famosa signora del Rinascimento, manda il suo dottore personale, anche Alfonso si prodiga, ma non c'è nulla da fare. Ippolito ha la vista seriamente danneggiata, ha perso completamente la vista all'occhio destro e dell'occhio sinistro riesce a distinguere solamente alcune ombre, almeno questo sembra.
Insomma, quello che era l'uomo più bello di Ferrara ha il volto completamente svegliato, è cieco e soprattutto non vuole più farsi vedere in pubblico. Per lui quello sfregio è un dolore intollerabile e non vuole che altri lo vengano a sapere. Angela stessa viene, diciamo, bloccata sulla porta. Lucrezia stessa non vuole che sua cugina si immischia ancora in questo affare. Sembra anzi che Angela sia incinta, o meglio, la cosa non appare molto chiara, perché qualche mese dopo l'inviato veneziano scriverà al suo governo che Madonna Angela ha avuto un bambino mentre si trovava in una gita in barca. Non ci dà altre informazioni, però diciamo che è probabile. Di sicuro Angela sposerà a breve Alessandro Pio, conte di Sassuolo. Un nobile di secondaria importanza, ma diciamo che per Alfonso e Lucrezia l'importante è allontanare Angela da una situazione potenzialmente esplosiva. Ippolito è fuggito per ovvi motivi e comincia a rilasciare alcune dichiarazioni, diciamo, non molto belle, cioè lo accusa di essere stato provocato, accusa che non è colpa sua, lui si è solamente difeso, è tutta colpa di Giulio, insomma. Fake news, è come se piovesse. E Alfonso sa bene che non è così, sa bene che è colpa di Ippolito, ma allo stesso tempo non può dare ragione a Giulio. Ippolito gli serve per governare il ducato e, per quanto sappia che sia una persona spregevole, intrigante, meschina e ora anche facile all'ira, non può privarsi di lui. Cosa fare, cosa non fare? Alfonso accredita la versione di Ippolito e così lascia Giulio, ovviamente, su tutte le furie. Giulio trova un alleato il suo fratello Ferrante. Ferrante, secondo alcuni, diciamo che non sopporta molto bene suo fratello Alfonso, e se potesse liberarsi di Ippolito ne sarebbe anche felice. E lui infatti comincia a tramare, insieme ad alcuni nobili di secondaria importanza, tra cui il conte Boschetti, è un cantante di cappella di nome Gian Cantore che non si sa bene esattamente per quale motivo entri nel complotto. L'idea dei due è uccidere Alfonso e Ippolito e dopo questo Ferrante si prenderà il ducato e Giulio si prenderà il cardinalato. Diciamo anche che Ferrante accarezza l'idea di poter sposare Lucrezia, perché in 4 anni di matrimonio Lucrezia non ha avuto ancora il figlio, o meglio, ha avuto un bambino di nome Alessandro che però è morto poco dopo la nascita, quindi comunque, diciamo, non avrebbe un erede per cui combattere se Alfonso dovesse morire. Ci sarebbe anche un quarto fratello in tutto ciò, ma non ritengo doveroso dover parlare di Sigismondo d'Este perché da giovane aveva contratto la sifilide e già nel 1505 Sigismondo d'Este era completamente uscito fuori di testa, insomma aveva bisogno di assistenza, era tenuto alla larga dagli affari pubblici per ovvi motivi perché a quanto pare la sifilide con lui aveva avuto un percorso super veloce. Quindi, tornando diciamo a questo complotto, i due non si decidono bene chi deve morire prima e chi deve morire dopo e conducono assieme agli altri un complotto così malfatto, mal congegnato, che viene quasi subito scoperto. Ippolito, infatti, avvisa il fratello e i due decidono di farli arrestare. L'unico che riesce a sfuggire è Giulio, che forse sul suggerimento di Lucrezia e sicuramente sul consiglio di Isabella si rifugia a Mantova presso il cognato Francesco Gonzaga. Ma
Francesco Gonzaga se lo terrebbe pure, soprattutto per fare un dispetto al cognato e per aiutare la sua amatissima Lucrezia, di cui è divenuto l'amante. Ma diciamo che sono le pressioni, diciamo, dei parenti, dei stati confinanti, e quindi deve ridare Giulio. Francesco Gonzaga e Lucrezia Borgia ebbero in effetti una relazione più epistolare che carnale, più sentimentale che effettivamente con una componente sessuale, perché diciamo non avevano occasione di potersi incontrare, ma sto tergiversando. Appena Giulio ritorna a Ferrara, si istituisce immediatamente il processo e, come si sospettava, vengono tutti condannati a morte. D'altra parte, quel tradimento hanno comportato per uccidere il duca e la pena è la morte. Dovrebbe essere la morte per squartamento, ma viene commutata in decapitazione. Tranne due casi, Ferrante e Giulio. Ferrante e Giulio, che sono tenuti prigionieri nelle carceri Sforza, subiscono una tortura psicologica inizialmente. Ossia, assistono, diciamo, al momento in cui il boia e i suoi assistenti montano il patibolo, vengono gli altri congiurati a andarvi e, quando è il loro turno, viene annunciata la grazia. Che grazia poi tanto non è, perché comunque i due hanno salva la vita, ma sono condannati al carcere a vita, a Castello d'Este. Entrambi quasi non ci possono credere. Sembra che sia intervenuta Lucrezia e anche Isabella, e comunque siano state pressioni su Alfonso, che alla fine si è fatto convincere. Comunque, Ferrante e Giulio vengono messi in carcere e lì rimarranno fino alla morte. O meglio, e concludiamo qui. Ferrante morirà nel 1534, mentre Giulio verrà rilasciato solamente nel 1561 da Alfonso II d'Este, nipote di Alfonso e Lucrezia tramite il loro figlio Ercole II. Giulio riapparirà un giorno a Ferrara. Indosserà ancora i suoi antichi abiti, sarà un uomo anziano perché è ormai sugli 80 anni. Camminerà con un bastone e desterà sorpresa e meraviglia nei ferraresi, che non sanno chi sia quest'uomo anziano vestito con questi abiti e così fuori moda. Di fatto, Giulio nel 1561 è come lo spettro di un tempo passato che torna stranamente alla ribalta. Tecnicamente nessuno si aspettava che fosse ancora vivo. Ho cercato informazioni su Ercole. Cosa Ercole effettivamente sapesse sui suoi zii, cosa avesse fatto, ma non ho trovato informazioni. In quanto ad Angela Borgia, ho anche lì cercato informazioni, ma a quanto pare Angela Borgia, dopo il 1505, scompare completamente dalle cronache, qualsiasi cosa le sia accaduta. Di sicuro è il casus belli di una rivalità che tra fratelli, che come sempre nei tale rinascimentali si porta strascichi di pugnali e congiure. Ma penso che sarebbe avvenuto comunque, perché Ippolito e Giulio erano due personalità molto forti e complementari e soprattutto opposte. Come carattere, fin da ragazzi non si erano mai realmente intesi, a differenza di Ferrante, che comunque se la intendeva molto bene con Giulio, o di Alfonso, che si rimetteva a Ippolito per i consigli politici. Il povero si Gismondo era un caso a parte. Ah, dimenticavo le fonti. Principalmente su questo caso ho trovato molto utile Gregorovius, Lucrezia Borgia. Gregorovius è la Bibbia per chiunque sia appassionato dei Borgia. Poi
Marcello Vannucci. I Borgia, storie segreti. Marcello Vannucci è principalmente uno studioso di Firenze, ma ha scritto anche un ottimo saggio sulla famiglia, da me sempre consigliato. Poi il re recentissimo Isabella e Lucrezia, le due cognate di Alessandra Necci. Io ho letto anche altri suoi saggi e l'ho sempre trovata un'ottima narratrice, molto precisa con le sue fonti. Poi Sara Bradford, Lucrezia Borgia, il mio primo testo sulla famiglia a cui sono molto legata sia a livello sentimentale, ma che è molto molto precisa su queste cose. E un piccolo classico, Roberto Gervaso, i Borgia, qui c'è un legame sentimentale. Diciamo che questo è un caso tipico dell'Italia rinascimentale, in cui sono tutti gli ingredienti: dame, contese, storie d'amore, congiure, pugnali e giustizia. Personalmente ho sempre cercato di volerne sapere di più, ma diciamo che c'è poco da sapere oltre le informazioni che si trovano su qualsiasi testo di storia. Io la prima volta ne sentii parlare sul mio testo di storia del liceo, quindi facciamo i conti. Perché ancora volessi approfondire, ma non vuole leggere i libri? Comprensibile, opinabile, ma i gusti sono gusti. C'è il bellissimo film E ridendo l'uccise, girato in dialetto molto ferrarese, non molto stretto comunque, che è incentrato proprio sulla vicenda, tramite gli occhi del buffone Moschino, diciamo giullare di corte di Alfonso, e che segue virale le vicende da un suo punto di vista vicino a Giulio. È un film molto interessante, diciamo non molto ricco con abiti e costumi, ma intimo. È fatto molto bene anche a livello di sceneggiatura, di scenografie. Io lo consiglio spassionatamente. Non fatevi spaventare dall'accento, perché è davvero un film che merita assolutamente. Il verso, se ricordo bene, è un verso di Matteo Vogliardo, ma potrei sbagliare. Questo è tutto. Alla prossima. Arrivederci.